cosa che avviene nel settembre del 1922, cioè un mese prima della marcia su Roma e quindi della presa del potere da parte dei fascisti. I 4 o 5 militanti caricano sul carretto tirato a mano due mobili, un po' di libri della biblioteca e si trasferiscono, li mettono in un magazzino di via 20 Settembre, al fondo di via 20 Settembre, il quartiere San Rocco, e lì rimarranno chiusi perché poi il fascismo scioglierà tutte le organizzazioni politiche e sindacali. Cosa succede con l'ascesa del fascismo? La beffa, la presa in giro è che nel 1923 la società che gestisce questa casa è costretta a sottoscrivere, a firmare un atto presso un notaio, un atto di donazione della casa al sindacato fascista. Le organizzazioni antifasciste sono state sciolte e, diciamo, con una serie di pressioni anche fisiche, certificate dal notaio di turno che dice sì, questo è un libero atto di donazione, il sindacato fascista diventa proprietario di questo immobile. Due elementi importanti ancora degli anni successivi relativi a questa casa. Nel dicembre del 1942, dopo due anni di guerra, c'è una prima manifestazione di protesta operaria contro la guerra che precede quelli che saranno i grandi scioperi che scoppieranno nel marzo del 43 e che coinvolgeranno tutte le principali città industriali italiane, Asti compresa. Ma ad Asti già nel dicembre del 42 c'è una protesta guidata dalle operaie, dalle donne, che manifestano proprio qui sotto, qui davanti, come sede del sindacato fascista, chiedendo aumenti salariali, distribuzione di generi alimentari nelle fabbriche, perché c'è la guerra e la guerra comporta che si faccia la fame. Nel lato opposto, sul retro di questa casa, nell'agosto del 1944, succede una cosa che potremmo paragonare al dramma della ThyssenKrupp di cui pochi giorni fa ricorreva il terzo anniversario. A causa della guerra una serie di piccole e medie industrie da Torino, adesso si dice sono delocalizzate, no? Allora, siccome Torino era sottoposta a bombardamenti, allora si spostavano nei centri minori. Una di queste era una fabbrica di penne stilografiche che lavorava con bachelite e cellulosa, materiale plastico altamente infiammabile, che era situata all'incrocio tra via Carducci, che corre qua dietro, e via Morelli, ed era la Stilar, si chiamava questa fabbrica. Nell'agosto del 44, a causa di una banale incidente, un pezzo di ferro incandescente cade in un cassone in cui ci sono scarti di lavorazione, si scatena un incendio. In quella fabbrica lavoravano soprattutto ragazze, giovani ragazze, e queste ragazze cercano la fuga, cercano di uscire dalla fabbrica. Le versioni sono discordanti, ma si dice che il portone fosse sbarrato, ecco, non riescono ad uscire e 9 ragazze astigiane muoiono bruciate vive o soffocate dai fumi, dalle esalazioni dell'incendio, ed è il più grave incidente sul lavoro della storia del Piemonte.
qua ad Asti, una delle molte cose di cui non si ricorda nulla, non si trasmette la memoria di queste ragazze. La più giovane aveva 14 anni, la più anziana 24 anni. Io sento ancora l'odore della bachelite bruciata che i miei avevano nel negozio in Consortieri a 100 metri. E c'era a questa alle ragazze che hanno perso la vita, che in gergo, in dialetto astigiano, vengono chiamate le brusaie, le bruciate, è stata dedicata sì un'area verde in Corso Matteotti, c'è un giardinetto in Corso Matteotti che è dedicato a loro. E nel cimitero di Asti c'è un campo in cui sono sepolte ancora 5 o 6 di queste ragazze. Tra queste ragazze, una in particolare, si chiamava Bona di cognome, ha avuto all'interno della tragedia, la sua famiglia ha avuto una tragedia ulteriore, perché 5 figli, 2, cioè 3 di loro maschi erano tra i partigiani, la ragazza lavorava nella stila e un quinto era poco più che un bambino. I 3 ragazzi tra i partigiani, 2 di questi vengono, uno ucciso nei giardini in faccia dietro la provincia, quelli che dominano piazza Campo del Paglio, c'è il Cippo che lo ricorda, viene ucciso nel luglio, credo di ricordare, del 44 dai fascisti. Un secondo figlio viene ucciso dai fascisti ad Agliano il 4 dicembre del 1944 e il terzo è risultato disperso e rientrerà a casa solo a fine della guerra, senza aver potuto dare notizie alla madre, che nel giro di 3 mesi ha perso 3 figli, la figlia bruciata viva nella stilla, 2 partigiani, 2 figli dai partigiani ammazzati, e aveva un terzo figlio maschio disperso di cui non sapeva nulla. Cosa succede alla fine della guerra? Alla fine della guerra la fregatura è che la giunta comunale antifascista chiede la restituzione al sindacato, alla Camera del Lavoro di questo edificio. Ma essendo stato spontaneamente donato al sindacato fascista, tutti i beni del sindacato fascista sono stati incamerati dallo Stato, per cui l'edificio diventa di proprietà dello Stato e nonostante diverse tentativi, pressioni politiche operate dalla giunta comunale, dal Comitato di Liberazione Nazionale, dal Partito Comunista che si adopera perché questo edificio, simbolo della lotta antifascista, simbolo del movimento operaio, torni di proprietà, di gestione, nella disponibilità del movimento operaio astigiano, non c'è nulla da fare, perché in base a quel rogito notarile che ne aveva ufficializzato la donazione, non è stato possibile. Di qui poi l'utilizzo pubblico di questo locale fino a un paio di anni fa, quando credo che ciascuno di noi abbia avuto occasione di frequentare questi locali per venire a prenotare delle visite oppure per fare delle visite negli ambulatori che c'era. Questa è la vicenda della casa, dell'edificio, ma è anche una vicenda di una storia sociale, di protagonismo delle classi subalterne, di protagonismo degli operai che volevano provare quantomeno a essere padroni del proprio destino, anche attivando delle strategie di solidarietà per la gestione dei problemi quotidiani, come già diceva Carlo, insegnamenti che credo dovremmo avere la capacità di riprendere. In un momento in cui
la società nega qualsiasi valore alla solidarietà, alla socialità.